A sbagliare le storie di Gianni Rodari. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Rosso! Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: "Senti, Cappuccetto Verde." Ma no, Rosso! Ah, sì, Rosso. Vai dalla zia Diomira a portarle questa buccia di patata. No, vai dalla nonna a portarle questa focaccia. Va bene. La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa. E il lupo le domandò: "Quanto fa 6x8? Niente affatto. Il lupo le chiese: "Dove vai?" Hai ragione. E Cappuccetto Nero rispose: "Era Cappuccetto Rosso, Rosso, Rosso!" Sì, e rispose: "Vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro." "Neanche per sogno, vado dalla nonna che è malata, ma non so più la strada." Giusto, e il cavallo disse: "Quale cavallo? Era un lupo!" "Sicuro!" E disse così: "Prendi il tram numero 75, scendi in piazza del Duomo e gira a destra. Troverai 3 scalini e un soldo per terra. Lascia stare i 3 scalini, raccatta il soldo e comprati una gomma da masticare." "Nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte, però la gomma da masticare me la compri lo stesso." "Va bene, eccoti il soldo." E il nonno tornò a leggere il suo giornale. Da favole al telefono. La voce di maestra Amy e di Giorgia.